pensiero di Martin Heidegger, ed è stata una presenza schiva di adescamenti in questa facoltà, la chiamo ancora così per atavismo, ma lo verifico frequentemente, guardata con un ricordo intenso e devo dire con molto rimpianto. Non posso fare a meno di spendere qualche parola con voi sul pensiero di Martin Heidegger, sulla sua rilevanza, sulle ragioni per cui forse noi dobbiamo occuparcene, senza evocare in qualche modo la sua presenza, una serie di occasioni in cui agì ex cattedra, molte altre che mi sono ancora più care, nelle quali la sua ricchezza di informazioni e di riflessione si spendeva nella cornice cordialissima di alcune preziose conversazioni. Bene, detto questo, veniamo a noi. Credo che nella logica di questi incontri questa nostra conversazione dovrebbe in qualche modo alludere alla rilevanza e alla fisionomia, o se vogliamo, al modo in cui il pensiero di Martin Heidegger si impone come un transito in qualche modo necessario all'interno di una considerazione del pensiero novecentesco e quindi in qualche modo anche come una delle condizioni discutibile in tutti i sensi poste all'esercizio del pensiero oggi. È un impegno cospicuo che io intenderei approssimare attraverso una faccia del prisma rappresentato dall'opera di Heidegger, sapendo però che in qualche misura, ne parlavo con qualche amico quest'oggi, il vecchio principio cara cubie exungue leonem in qualche modo possa aiutarci, ovvero pensando che partendo da alcuni aspetti del pensiero di Heidegger sia possibile in qualche modo riuscire a ricostruire i tratti di una sua fisionomia complessiva. E d'altra parte, voi comprendete, un personaggio così corposo e ingombrante, una bibliografia delle sue opere così opulenta e una bibliografia critica così spaventosa scoraggerebbe chiunque a parlare di tutto questo per darne un perimetro e magari una descrizione analitica in tre quarti d'ora o 50 minuti. Il titolo quindi che avevo fornito agli amici cortesissimi che mi hanno chiesto di rendermi disponibile per questo incontro è stato Linguaggio e poesia in Martin Heidegger. Perché? Certo, forse per una predilezione di chi di mestiere fa anche e soprattutto il teorico della letteratura, ma in realtà mentirei se dicessi che questa è la ragione principale, anche se sussiste. Il fatto è che se volessi immaginare un gesto che in qualche modo identifichi la prestazione complessiva di Martin Heidegger nel contesto del Novecento, un gesto per cui in un certo senso, senza necessariamente provare simpatia né per il personaggio né per le conclusioni del suo pensiero, si può pensare di ritenerlo indispensabile. Dicevo a volte con un eccesso di didatticismo, Martin Heidegger è indispensabile nella filosofia del nostro tempo come lo è una stazione in una città. Si può ritenerla un qualcosa di detestabile, ma è difficile non passarci se vogliamo prendere un treno. Ecco, se volessi pensare un gesto, vedrei essenzialmente un gesto con cui il pensiero si avvicina progressivamente al linguaggio e in un certo senso scopre o ritiene di non poter essere concepibile separatamente da questo. In un certo senso anche Heidegger partecipa, ma non perderemo pochi dei preziosi minuti per insistere su questo, di quello che è stato chiamato il turning point linguistico
del pensiero, dell'estetica, della cultura europea e occidentale in genere nel Novecento. Quel movimento per cui sia nella considerazione epistemologica o teorico-conoscitiva, sia in quella filosofico-politica, sia in quella teoretica tout court, il linguaggio diventa centrale, diventa qualcosa di ineludibile, diventa soprattutto, e vedremo presto muoversi Heidegger su questo argomento, qualcosa di cui non si può disporre come di un oggetto che noi si possa guardare dall'esterno. O meglio, ci sarà una reazione di questo tipo e sarà importante. Una certa parte della filosofia ed anche dell'esperienza estetica muoverà in un'altra direzione, quella essenzialmente che rivendicherà il fatto che non si può balzar fuori dal linguaggio per guardarlo, giudicarlo, parlarne a partire da quello che si potrebbe definire un metalinguaggio, ovvero sia un linguaggio che può assumere il linguaggio come proprio oggetto. In un certo senso, Martin Heidegger, ma questo già in Seinzeit in definitiva, questo è forse uno dei sensi della sua pronuncia particolare di ciò che chiamiamo da Husserl in poi fenomenologia, è in un certo senso proprio questo, no? Questo avvicinarsi sempre di più a quella zona oscura che secondo lui costituiva la condizione che era stata quella in cui si era mosso il pensiero sino quasi ad allora, e ora è una zona che in un certo senso non poteva più essere tenuta all'oscuro, per così dire, onestamente. Proviamo a spiegarci. Forse qualcuno di voi ricorderà una, perché un po' di Heidegger avete sentito parlare, una formula tra le più importanti del suo pensiero, quella che dice che la metafisica, la grande metafisica classica, insomma i grandi filosofi della storia della filosofia fino all'idealismo, insomma, e dopo, sono stati il modo in cui la filosofia ha protetto l'essere dimenticandosene. Cosa voleva dire più o meno questa affermazione? Che il modo in cui tutta la grande tradizione metafisica ha pronunciato il riferimento all'essere è in realtà il modo in cui l'essere si perde. L'essere, direbbe Heidegger, Platos Lehre von Weit ad esempio, no? L'essere già perduto quando Platone pensa di incatenarlo nelle ampolle delle idee. Non a caso Heidegger, lo sapete, è stato uno dei grandi fautori di quel libro grandioso del Novecento, anche se proveniente da infiniti secoli prima, che sono i presocratici. Potremmo dire che anche grazie ad Heidegger il Disforsocratica è frammente dei Drillskranz, la raccolta dei testi dei pensatori presocratici, è diventato uno dei grandi libri del Novecento. Quel luogo in cui una sapienza antica, più antica di Platone, più antica di Aristotele, di Socrate, consente di pensare attraverso un'operazione ermeneutica, ed ermeneutica è un termine che in Platone e in Heidegger ha ricevuto una sua intonazione particolare, un pensiero che consente di pensare al di qua o al di là, se volete, dell'imprinting esercitato da Socrate, Platone, Aristotele sulla filosofia, quella formazione che ha determinato lo spazio della metafisica. Ma in che senso la metafisica proteggeva l'essere? Perché in realtà, nominando l'essere, lo dimenticava, e dimenticandolo però lasciava che agisse non dalla parte delle sue definizioni, da parte delle affermazioni del pensiero metafisico, ma dalla parte dell'esercizio filosofico che nella metafisica comunque si proponeva. Tutti i grandi filosofi in un certo senso producono dispositivi che si dimenticano dell'essere, ma attraverso, oso dire così per semplificazione, il loro filosofare anche lo proteggono,
anche lo fanno essere. Solo che il nostro tempo è il tempo in cui non si può più dimenticare. La metafisica cessa perché l'incantesimo che la rende possibile, la protezione dell'essere attraverso la sua dimenticanza, salta. Non si può dimenticare più. Si può soltanto mentire e fare dell'ideologia. Oppure filosoficamente bisogna andare all'evidenza del fatto che l'essere rischia o forse ha già subito la sua dissoluzione attraverso il completamento di quel movimento che trova nella metafisica stessa, nella stessa nozione di essere, la sua radice, ovvero sia il nihilismus, il nichilismo. Quella grande pensiero che sembrava rappresentare la verità delle cose era all'origine di quel movimento che oggi, secondo Heidegger, nella sequenza scienza-tecnica, fa sì che nel nostro mondo di oggi si produca in realtà per distruggere. Il nichilismo è quel movimento che consuma l'essere, ovvero sia quel movimento che distrugge le cose sostituendole con degli oggetti. Le cose che un tempo poeticamente, questo già ti annuncia qualcosa a cui dovremo arrivare, che poeticamente vivevano nella loro luce, una luce dell'essere, adesso stanno progressivamente venendo sbriciolate a favore di qualcosa che è segnato dalla Zuhandenheit, dall'essere fatto per le mani dell'uomo, e che al cuore di questo argomento stia una radicale complicazione di quello che è l'antropocentrismo moderno, è abbastanza immediatamente evidente, anche se non deve far pensare che l'esito più ovvio di un'interrogazione del pensiero di Heidegger vada nel senso dell'identificazione di ciò che nell'uomo va oltre l'uomo con una qualche figura in senso tradizionale religiosa. Dire allora che non è più possibile dimenticare e che il nichilismo non può essere arrestato da qualcosa che gli venga contrapposto, che sia in realtà un suo prodotto. Dire che il nichilismo non può che essere affidato alla sua Verbindung, al suo approfondimento, al suo andare a fondo. Riconoscere che non c'è nessuna comoda Überwindung del nichilismo. Riconoscere che non c'è la possibilità di andare al di là di un mondo che ha consumato tutti gli al di là, significa anche dire, ma veniamo subito, vedrete, al tema che ci interessa di più, che il nichilismo è affidato, casomai, a un movimento che lo porti al suo Auseinandersetzung, cioè a quella sorta di finale rovesciamento in cui il nichilismo viene ucciso da se stesso, viene ucciso per compimento della sua parabola. Questo evidentemente, letteralmente, si porta via tutta una serie di oggetti tradizionali del filosofare e impone al filosofare una sua ricodificazione. Innanzitutto, Heidegger, in quel formidabile scritto che nasce come Überlinie in risposta a un saggio così intitolato del grande Ernst Jünger, che glielo dedicò in un Festgabe, in una delle quelle occasioni in cui si fanno scritti in omaggio di, e che poi fissò nel titolo definitivo di Seinsfrage, cioè la questione dell'essere, spiegherà che è il Sein stesso, l'essere stesso, che andrebbe scritto barrato. L'essere stesso è in qualche modo la perdita dell'essere. Ma allora, come si parlerà? Come si penserà? Was heißt denken a questo punto? Cosa significa pensare?
Con queste citazioni ci siamo già collocati in una fase che io ritengo più di esplicitazione che di mutamento del pensiero di Heidegger, che si sviluppa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Su questo dopo la Seconda Guerra Mondiale, se voi aveste pazienza e se l'orologio si fermasse, potremmo parlare molto a lungo, perché i rapporti tra Heidegger, ciò che c'era in Germania prima della guerra mondiale, durante la guerra mondiale, sono stati oggetto di attraversamenti forse un po' troppo semplificati, però l'argomento sarebbe degno di considerazione. Heidegger e il nazismo, un argomento che va molto al di là della formula Heidegger nazista, che è un po' una stupidità, come è una stupidità di dire Heidegger che con il nazismo non c'entra. Su questo non possiamo del tutto fermarci. Solo un'osservazione che esprime un credo personale, che però funziona anche in questo caso: il pensiero di un autore è il suo pensiero, e il pensiero di un autore è quello che adesso pensa. Se noi riduciamo il pensiero di un autore alle opinioni esposte in un qualche tempo, in un qualche momento, in una qualche situazione, parliamo di opinioni, e il pensiero non ha nulla a che vedere con le opinioni. Da Aristotele, da Socrate, a Platone, un po' il pensiero è una cosa infinitamente più seria di un'opinione. E il pensiero c'è quando è un pensiero in atto, motivo per cui non c'è nessuna conoscenza realmente storica di un pensiero che non sia anche una sua discussione teoretica, perché se non siamo in grado di discutere ciò che è pensiero, non siamo in grado di avvicinarci a ciò che in esso è pensiero, e se ci avviciniamo a qualcosa che è pensiero senza considerarla come pensiero, la stiamo perdendo anche come oggetto di conoscenza storica. Dicevo, ci stiamo in qualche modo già muovendo, sto andando un po' in fretta, ma il tempo è quello che è, nello spazio degli anni 50. Gli anni 50 sono anche quelli in cui, accanto a molte altre cose, si sommano i testi che costituiscono uno forse tra i libri più importanti di Heidegger, Unterwelt zu Spach, quello che in qualche modo sarebbe bene tradurre Percorsi, sentieri attraverso il linguaggio, cioè che hanno come loro caratteristica non tanto di passare da una parte all'altra del linguaggio, ma di muoversi al suo interno, in un certo senso di abitarvi attivamente. Come mai? Beh, sostanzialmente abbiamo detto prima, non si può più dimenticare, non si può più proteggere l'essere dimenticando. E allora? Beh, allora forse siamo in una condizione che ci è stata rivelata potentemente da alcuni poeti. E insomma, non è un caso che Heidegger scriva, probabilmente, dedichi anzi, una quantità di corsi che confluiscono poi in un libro curato in italiano da Franco Volpi, Erleute Unger, not zu Erderlin, proprio su Erderlin, e abbia alcuni dei suoi momenti più alti in un episodio come ad esempio il saggio Wozu Dichta, perché i poeti, contenuto in Holzwege, no? Sentieri nel bosco, che è non a caso un saggio meraviglioso che comincia con alcune pagine folgoranti su Hölderlin e prosegue come una lettura filosofica delle due inesi di Rilke. Wozu Dichta è la prima parte di un verso famoso di Wein und Brot di Hölderlin, no? Wozu Dichter in duftigem Zeit? Perché i poeti nel tempo della miseria? Per Hölderlin il tempo della miseria è quel tempo in cui si vive nella doppia infedeltà. Gli dèi hanno abbandonato gli uomini e gli uomini hanno abbandonato gli dèi. Quel tempo in cui, non a caso, per restare a Hölderlin, il blinde Sänger, no? Il poeta cieco, erede dell'antico Omero, s'agire in un mondo senza più geografie sacre, senza più simboli, sentendo soltanto come tuono e fulmine la manifestazione di un Dio che è sempre lontano e sempre in fuga, sempre irreperibile e senza templi, che non siano templi finti.
Bene, allora, siamo forse noi nel tempo della miseria, perché forse questo tempo in cui la metafisica non può più proteggere l'essere, dimenticandolo, coincide con il tempo che i poeti sperimentano come tempo della miseria, ma che i poeti sperimentano paradossalmente come un tempo che, per misero sia, misero rispetto a ciò che la poesia aveva celebrato, cantato, fatto essere prima, è un tempo che sembra motivare la poesia al di là di qualsiasi motivazione. Se ci pensate, quanto più i poeti smettono di essere i cantori dei re, i cantori dei regimi, i celebratori di una certa morale pubblica, quando smettono di essere in realtà il luogo in cui si forma una cultura accettata, sembrano diventare sempre più inutili, sempre più marginali, un po' come gli dèi che il grande Erich Heine rappresentava come appunto di Götter in exil, no? Gli dèi in esilio, gli antichi dèi dell'Olimpo che nel moderno sono costretti a fare i clochard, i ladri, i tagliaborse, i posteggiatori, perché solo questo è il posto che la nostra società darebbe al divino, no? Ecco. E questo allora sostanzialmente diventa il posto della poesia, e nello stesso tempo la poesia sembra, in un tempo che per essa è della miseria, tenacemente capace di pronunciarsi al di là di qualsiasi tutela. Il grande Fernando Pessoa mi viene sempre in mente quando mi ritrovo su queste pagine hegeliane, heideggeriane, diceva che intuizione deriva, etimologia tutta sballata, da mancanza di protezione. Nel tempo della miseria la poesia si presenta senza protezione, senza legittimazioni, ma forse proprio per questo con la forza di ciò che diviene ineludibile. Perché? Beh, perché per i motivi appena detti, perché la metafisica non protegge più l'essere dimenticandolo, il pensiero si è avvicinato, questo era il gesto che prima vi proponevo, al linguaggio, sino a non poter più essere qualcosa che si separa dal linguaggio. Per cui la domanda che diventerà decisiva per la filosofia, per Heidegger, diventa: che cos'è il linguaggio? Beh, ciò che Heidegger ci ripropone attraverso più percorsi è un complesso di considerazioni che in parte possono essere simili a quelle fatte da altri pensatori, in parte completamente diverse. Il linguaggio, innanzitutto, potremmo dire, un altro grande amico di questa università che manca da moltissimi anni, questo forse voi proprio non lo conoscete, che era l'amico Giovanni Romano Bacchini, che tenne l'insegnamento di teoretico per molto tempo, avrebbe detto: linguaggio non è questo, linguaggio non è quello, per spiegare Heidegger. E Heidegger effettivamente ci dice che noi viviamo nel linguaggio, abitiamo nel linguaggio, siamo costituiti nel linguaggio, non esistiamo fuori dal linguaggio, la nostra fisionomia, tutto ciò con cui ci identifichiamo non ci sono senza linguaggio, ma proprio per questo noi perdiamo il linguaggio e perdiamo la consapevolezza di dove siamo veramente, di come abitiamo nel linguaggio, se pensiamo di poter dare alla domanda che cos'è linguaggio una risposta diversa da quella che sembra una povera tautologia. Linguaggio è linguaggio. Perché certo, e questo è un modo di situare la sua riflessione rispetto al complesso delle scienze umane, delle scienze linguistiche e delle scienze storiche contemporanee, del linguaggio si può dire moltissimo, c'è la linguistica come scienza linguistica, c'è la sociologia, c'è la storia del linguaggio, ci sono tutte le sottodiscipline di queste discipline, eh? Quando lavoriamo sulla poesia possiamo fare la metrica, la critica testuale dei testi e così via.
Cioè possiamo trovare nel linguaggio un'infinità di oggetti che sono gli oggetti di scienze specifiche, ma tutte queste cose sono oggetti costruiti intellettualisticamente del tutto legittimamente e del tutto utilmente a ridosso del linguaggio, ma non si collocano nel piano in cui è situata la domanda: che cos'è il linguaggio? Tutte le risposte che dicono il linguaggio è questo, il linguaggio è quello, parlano utilmente d'altro. E perché dovrebbe essere importante non parlare d'altro quando parliamo del linguaggio? Perché noi siamo lì. Noi siamo il nostro abitare nel linguaggio. E a questo punto, obiettivo della filosofia sembra riuscire a capire dove abitiamo nel linguaggio, dove siamo nel linguaggio. E detto un po' semplicisticamente, non è una domanda da poco per chi provenga da un'impresa che, anche se i presocratici adesso ci aiutano di più, era partita da quel Socrate che si poneva l'interrogativo dell'oracolo: gnosi se auton, conosci te stesso. Possiamo rifiutarci di tentare di capire dove siamo veramente? Giochiamola un attimo sulle conseguenze esistenziali di questo discorso. Siamo sicuri di non vivere, direbbe Heidegger, in esclusione dal centro della nostra vita? Siamo sicuri di vivere non parlando sempre altro rispetto a ciò che effettivamente noi siamo? Siamo sicuri, se non sappiamo dove siamo nel linguaggio, che noi si viva? Termine molto complicato da usare e molto pericoloso. Autenticamente. Possiamo fare avere un'esistenza autentica se non sappiamo dove siamo, ma sapere dove siamo vuol dire sapere dove siamo nel linguaggio, sapere come realmente abitiamo nel linguaggio. E se vogliamo sapere come abitiamo nel linguaggio, non possiamo prendere il linguaggio per qualcos'altro. Alla domanda "il linguaggio è solo linguaggio?" si deve però aggiungere che non possiamo intendere questa come una banale tautologia, perché uno potrebbe dire che il linguaggio è linguaggio, ma finiamola lì. Heidegger, d'altra parte, aveva detto che parlare del linguaggio è ancora più difficile che scrivere del silenzio, non a caso. E in un certo senso noi sappiamo che il silenzio è la perfezione del linguaggio. Il linguaggio, quando è perfetto, si risolve in silenzio, ma chi pensasse di arrivare alla perfezione semplicemente tacendo non farebbe linguaggio, non farebbe silenzio, farebbe afasia. Sarebbe un po' come il Klingsor di Wagner, no? Che per vincere le tentazioni della carne si taglia i testicoli. Troppo facile. Per questa via si diventa un mago cattivo, non si diventa un santo. Quindi il problema, e qui arriveremo alla poesia, ciò che fa sì che poesia e filosofia diventino in Heidegger due cose radicalmente diverse che si relazionano necessariamente. Due cose che saranno sempre distinte, ma non possono stare l'una senza l'altra, in definitiva. Perché alla domanda "che cos'è il linguaggio?", rispondendo "il linguaggio è linguaggio", si dovrà in realtà realmente rispondere attraverso un percorso nel linguaggio. Bisognerà percorrere il linguaggio per mostrare cos'è il linguaggio. Bisognerà attraversare il linguaggio con un movimento che ci si dimostri essere il nostro abitare nel linguaggio. La risposta, quindi, non potrà essere una semplice definizione: il linguaggio è questo, ma la mostrazione di ciò che il linguaggio sia attraverso il dialogo, l'interrogazione, soprattutto l'ascolto di quel luogo in cui il linguaggio riposa propriamente in se stesso,
di quel luogo in cui il linguaggio è a casa sua, perché è quel luogo che consiste essenzialmente per indicare il posto dove inquiete l'uomo vive nel linguaggio. Questa cosa si chiama poesia. Quindi, per rispondere alla domanda in che senso linguaggio è linguaggio, bisognerà perlustrare lo spazio di quel linguaggio che mostra la propria essenza nella forma della poesia. Per questo si tratterà non di fare una filosofia poetica, ma di interrogare con la massima, secondo Heidegger, esigenza rigorosa del pensiero ciò che la poesia ci vuole far capire. Non si tratta, in altri termini, anche se Heidegger condurrà dei lunghi percorsi ermeneutici su poeti, di spiegare la poesia. Si tratterà, casomai, dice così in uno dei suoi più bei saggi sul grande Georg Trakl, di identificarne il luogo, cioè di compiere quella che nel suo lessico si chiama Erörterung, cioè localizzazione, trovare cioè il posto nel linguaggio dove c'è realmente la poesia. Farlo ascoltando, e ascoltando attivamente, cioè reagendo all'ascolto di una poesia concreta. Heidegger, conseguentemente, nel Unterwegs Sprache, in qualche modo filosofeggerà commentando poesie. Avrà bisogno, in altri termini, del confronto con la poesia, non per produrre un'estensione filosofica nel campo dell'estetica. Certo, sono scritti che possono essere molto interessanti per chi si occupa di estetica, ma Heidegger non pensa di fare estetica, in particolare quando li scrive. Heidegger si fa carico, vorrebbe farsi carico, della necessità di rendere possibile il modo serio con cui sia possibile fare ancora filosofia, che è quella di interrogare il linguaggio là dove il linguaggio può rispondere sulla propria essenza, cioè nella poesia, cioè in quel luogo dove non si produce una essenza riducibile ad una definizione. Quindi, in un certo senso, Heidegger ci proporrà qui una delle ragioni di quella proposta filosofica che, discendendo da lui, si chiamerà nel bene e nel male ermeneutica, cioè l'esercizio di una continua interrogazione dei testi, consapevole della impossibilità di esaurirli attribuendo loro un definitivo significato. Posizione sulla quale io potrei, se avessi più tempo e se le mie personali opinioni fossero di una qualche rilevanza, non lo sono, avanzare una serie di critiche. A me è sempre parso che questo esito del pensiero heideggeriano condannasse la filosofia a una sorta di falsche bewegung, di falso movimento, come stando sempre sul ciglio della propria fine, in realtà senza finire mai, e producendo nel frattempo una caterva di libri utili per i concorsi a carte. Però, voglio dire, non è questa la conclusione, perché io faccio le 7 possibile. No, allora forse no, sono le 6 allora. Ah, è così. Allora posso andare avanti ancora un po'. Sì. Dico, non era certo questa la conclusione a cui io avrei voluto arrivare. Dicevamo, la poesia. Poesia mette in campo un termine nel lessico heideggeriano di cui Heidegger rivendica l'antichità, che è il termine Dichtung.
che certo è poesia. Ma dichtung, sottolinea Heidegger, originariamente non vuol dire poesia come genere letterario. La dichtung è quella parola alta, solenne, seria, che si pronuncia in pubblico, e si pronuncia in pubblico senza che ci possa essere dubbio sulla sua verità. Qualcosa che originariamente tiene contemporaneamente in sé quella che noi chiamiamo poesia e quella che noi chiamiamo filosofia. O per meglio dire qualcosa di altro in cui queste due cose non si sono separate. Hölderlin è non a caso, anche per Heidegger, la figura nel contesto della modernità che più ostinatamente cerca di non sottostare a questa scissione, peraltro da moltissimo tempo già avvenuta. La Dichtung quindi è qualcosa che comincia a riformarsi in un certo senso nella sua fisionomia nel momento in cui alla poesia ci si rivolga per rispondere appunto alla domanda, coerentemente alla natura della giusta posizione della domanda, di cos'è il linguaggio. Perché nel momento in cui noi rispondiamo nella forma che Heidegger ci propone alla domanda cos'è il linguaggio, noi articoliamo in una forma diversa dall'antico filosofia e poesia, scopriamo in altri termini la loro inseparabilità, anche se la scopriamo nella loro coerente distinzione. Il poeta non può evidentemente né deve essere il veicolo di filosofemi. Il pensatore non può rinunciare alla sua modalità, che è quella essenzialmente dell'organizzazione logica del discorso. Ma è solo la poesia che salva il pensiero da quella che sarebbe ormai la menzogna di pensarsi come puro pensiero separato dal linguaggio. Ho privilegiato e sto privilegiando questo aspetto in Heidegger perché a mio avviso questo che è praticamente un esito, questa torsione è in qualche modo la parte finale della parabola di Heidegger, in un certo senso fa quadrare tutta un'altra serie di luoghi del suo pensiero, non necessariamente dando a questo una forza irresistibile, ma dandogli una coerenza di evento, anche storico. Quali altri aspetti? Beh, sostanzialmente il discorso che abbiamo incontrato, o avremmo incontrato se l'avessimo letto, ma penso che vi sarà stato proposto, in quella che è la grande ouverture ufficiale del pensiero heideggeriano, che è Sein Zeit, essere tempo. Perché il discorso sul linguaggio, in un certo senso, come chi ha letto quel libro può percepire, sviluppa e radicalizza esattamente il discorso sul rapporto essere-tempo. Il linguaggio emerge, per così dire, là dove c'era il tempo nel discorso precedente e in un certo senso radicalizza quella relazione. Così come il discorso già lì abbozzato e poi sviluppato sul rapporto scienza-tecnica trova probabilmente nel discorso sulla poesia una ragione, a mio avviso, meno genericamente antitecnica di quanto spesso non si sia voluto attribuire al pensiero heideggeriano. Voi sapete, la vulgata è più o meno questa: la filosofia produce la scienza, ma la scienza
in qualche modo prigioniera della sua torsione oggettivante, si converte in tecnica, si converte in dominio sul mondo in forma distruttiva, cioè si converte in nichilismo. Beh, in un certo senso il discorso che Heidegger propone sul linguaggio e poesia, per alcuni versi, tende a proporre una diversa anche dimensione del rapporto tra il fare dello spirito, del fare del pensiero, del fare del linguaggio e il contesto della vita. Spesso non si considera fino a che punto vi sia un tentativo, anche se schermato da molte censure, sotto questo profilo, come possiamo dire, lo scambio che avviene tra Heidegger, un grandissimo poeta, forse il più grande della seconda metà del Novecento, come Paul Celan, se adeguatamente letto potrebbe essere eccezionalmente illuminante. Ci sono cose che Heidegger non capisce perché non vuole capire, e forse questo costituisce, avendo insomma avuto tempo di parlarne, potremmo approfondire la cosa, il limite del suo pensiero. Ma c'è anche qualcosa che Heidegger inesorabilmente mostra. Mostra cioè che l'uomo strutturato nel linguaggio non può pensare di trovare una sua unità al di fuori di una pratica del linguaggio. Non può cioè pensare di ancorare la sua coerenza a una propria rappresentazione troppo umana, per dirlo inizialmente, alla rappresentazione di un uomo armonioso, alla rappresentazione di un uomo in cui tutti i conti tornano. La formula che avrete sentito tante volte ripetere, forse solo un Dio ci può salvare, indica chiaramente una sfiducia motivata in una semplicistica rappresentazione umanistica dell'uomo. E qui vengo forse al punto più complicato per me di questo discorso. Dire che al cuore del linguaggio la poesia ci mostra, o meglio, ci consente di avvicinare con il nostro percorso di lettura, di ascolto, dove l'uomo abita nel linguaggio, significa in qualche modo scoprire al cuore del linguaggio e quindi al cuore dell'uomo qualcosa che in un certo senso, qui si tratterà di intendersi ma mica è facile, qualcosa che non è in un certo senso umano. All'uomo, al cuore dell'uomo c'è qualcosa di più dell'uomo. Una nozione heideggeriana che accompagna il discorso sulla poesia in questi anni è, non come forse sia, sapete, la nozione di Ereignis. Ereignis che noi traduciamo evento. L'evento è qualcosa che noi non possiamo dedurre, non possiamo programmare e che soprattutto abita un tempo che noi non siamo in genere in grado di governare, perché noi abbiamo, ce l'aveva già spiegato Simon Zeit, organizzato il nostro rapporto con il tempo, che è il nostro modo di non vivere veramente il tempo, così come non viviamo veramente nel nostro abitare nel linguaggio, quando pensiamo di poterlo governare dicendo linguaggio è questo, linguaggio è quello, nelle famose tre estasi, così definite da Heidegger, passato, presente e futuro. Queste tre rappresentazioni del tempo sono in realtà tre rappresentazioni del tempo in cui noi non siamo. Noi siamo veramente quando riusciamo a vivere in un tempo autentico, direbbe Heidegger, sempre con questo termine rischioso, quando siamo al di fuori di queste rappresentazioni. Vivere un tempo autentico non è una cosa semplice,
perché queste tre rappresentazioni sembrano in realtà fatte apposta per sottrarci a un vero presente. Qual è il vero presente? Quello dell'accadere, quello dell'Ereignis, quando qualcosa veramente accade, quando noi veramente accadiamo, perché tutte le volte che ci raccontiamo come siamo stati, come saremo, come saremmo adesso, solo che questo adesso è una situazione di stato che indica semplicemente il passato prossimo o il futuro prossimo, beh, non sta accadendo nulla. Noi non accadiamo. Noi viviamo fuori di noi. Noi non ci comprendiamo. Noi stiamo sotto questo profilo abdicando, se la cosa ci interessa, all'istanza prima della filosofia. In questo modo la filosofia mancherebbe al suo desiderio, rinuncerebbe a fare ciò per cui è nata. Beh, come capite, se il problema allora sarà quello di vivere effettivamente un tempo autentico, e questa cosa la si può fare solo con un pensiero che apra il tempo del presente, destrutturando le rappresentazioni che ce ne tengono lontano, nel momento in cui scopriamo che questo pensiero non è una cosa che sovrasta e governa il linguaggio, ma vi è radicalmente collocato, allora effettivamente saremo costretti a dire che al centro dell'impresa filosofica diviene il nostro saper abitare nel linguaggio, il che vuol dire creare un modo di pensare che discenda dal fatto di aver riconosciuto questo posto, di parlare con coerenza con il fatto che siamo riusciti ad arrivare vicino al nostro centro del linguaggio. Parlare sì attraverso la poesia, ma attraverso la poesia costruire un linguaggio che ci consenta di stare rispetto al mondo in una forma non di autoinganno. Ma allora questa cosa che noi troviamo al cuore del linguaggio è qualcosa che non ha l'aspetto di ciò che possa essere rappresentato attraverso un antropomorfismo. L'Ereignis non può essere lì. L'Ereignis non ha figura di uomo. Riguarda inesorabilmente l'uomo, ma non possiamo pensarla di afferrarla attraverso, come vi dicevo prima, una figura troppo umana. Non possiamo cioè addomesticarla. Non possiamo cioè pensare che al cuore dell'umano ci sia la finale perfezione dell'umano. La cosa più perfetta che c'è nell'uomo è qualcosa che va al di là delle sue autorappresentazioni. Il che non vuol dire che necessariamente questo sia, neanche in Heidegger, la trascendenza in senso religioso, anche se indubbiamente si tratta di qualcosa che getta una luce importante, sugli aspetti non biodegradabili, se mi si passa l'espressione, di un discorso sul religioso, cioè sul fatto che non è possibile tenere un discorso sul religioso che si limiti a una critica della religiosità o a una rivalutazione moralistica o cinicamente politica dei suoi meriti sociologici. È un grosso contributo all'idea che di religione si debba parlare sul serio, che è una cosa difficilissima, anche perché, detto senza polemica, le grandi religioni hanno una forte tendenza a non parlare sul serio di se stesse. Uno direbbe, cosa dovrebbero fare le grandi religioni? Dire la parola di Dio, con tutti i consigli d'amministrazione che bisogna riempire, è un lavoraccio. Difficile trovare il tempo per una cosa del genere. Ma comunque, al di là di questo, dico quindi, al cuore del discorso sulla,
su ciò che al cuore dell'uomo eccede l'uomo, si pone contemporaneamente da una parte la riapertura di un problema della religione, ma al di là delle autorappresentazioni religiose del religioso. La religione al di là delle sue rappresentazioni dottrinali legittime. Il pensiero di Dio al di là della teologia, inteso come discorso in cui Dio è stato collocato come un oggetto. In qualche modo una serie di aperture che non a caso hanno fatto sì che, che il pensiero di questo personaggio così compromesso con delle brutte cose dal punto di vista politico sia stato inevitabilmente ripreso tra gli altri anche da filosofi che nel corso dell'ultima parte del Novecento e fine Novecento hanno tentato ostinatamente di pensare, torto ragione che abbiano, cose come la rivoluzione. Qualcosa che ad Heidegger non sarebbe necessariamente piaciuto, no? Che Heidegger sia entrato nella combinazione di itinerari apparentemente lontanissimi dal suo pensiero, che però trovavano nel suo pensiero lo scarto verso qualcosa che vale la pena di pensare. E qui vengo a un ultimo movimento. Che cosa fa la poesia per la filosofia? La risposta di Heidegger è una risposta il cui commento può costituire una fase avanzata, se volete, finale del nostro discorso, almeno nelle modeste proporzioni quantitative di oggi. La filosofia, la poesia dà alla filosofia qualcosa che sia degno di essere pensato. Questo perché, come Heidegger spiegava in Wasserstein, ma non soltanto, quando noi parliamo di pensiero, sto sempre riassumendo barbaramente il pensiero di Heidegger, non vi sto dando opinioni personali, dico, quando noi parliamo di pensiero, non dobbiamo pensare che pensiero sia qualsiasi atto, per così dire, mentale. Pensiero è qualcosa di raro e di prezioso. Pensare veramente non è semplicemente rimuginare qualcosa in testa. Pensare veramente vuol dire pensare ciò che è degno di essere pensato. Ecco che allora, in un'epoca in cui il linguaggio è divenuto la domanda centrale e alla domanda che cos'è il linguaggio si debba rispondere perlustrando il linguaggio per trovare il luogo dove il linguaggio è a casa propria, dove il linguaggio è veramente linguaggio e dove noi veramente abitiamo, allora la poesia, che è il luogo che ci accoglie quando siamo in grado di udirla, di ascoltarla, come il luogo più vicino al nostro abitare nel linguaggio, sarà la cosa che ci darà l'oggetto riflettendo sul quale noi potremo compiere quella operazione che è degna di essere chiamata a pensare. La poesia ci dà conseguentemente degli oggetti non tanto da spiegare, da interpretare, anche se apparentemente sarà così, ma gli oggetti, tentando di spiegare, di interpretare i quali, noi penseremo. Penseremo non tanto alla poesia come oggetto, ma penseremo a ciò che è giusto pensare. La poesia, in altri termini, ci forzerà a pensare veramente. Questo è il compito, in un certo senso, il compito preterintenzionale, perché la poesia va per conto suo, ma lateralmente essa ci chiede di pensare ciò che ci mostra essere giusto e necessario pensare, e facendolo impone alla filosofia dei livelli sempre più alti di impegno. Pensare all'altezza di ciò che ci mostrano i poeti. Questo è un imperativo di cui Heidegger si fa carico.
situare il pensiero con la sua articolazione logica, col suo discorso, con la necessità di render conto passaggio dopo passaggio di ciò che dice all'altezza di ciò che la poesia ci mostra. Magari in una fiammata unitaria, in un'unica schermata, si potrebbe dire, no? Che deride la nostra difficoltà di organizzare il discorso quanto è limpidamente evidente in una immagine sola. La filosofia, quindi, questa continua sfida che dà al pensiero l'oggetto che deve pensare. Ora, se per un verso negli scritti di Heidegger, anche in Unterwelt, che non vi ho molto citato perché lo sanno alcuni che hanno la disgrazia, hanno avuto la disgrazia di seguire i miei corsi, io in genere prendo 10 righe e ci sto su alcune lezioni. Credo che sia il modo migliore per me almeno di fare un lavoro di ricerca e di proporlo a chi mi sta a sentire, però oggi non avevamo tempo di fare questo tipo di comunque credetemi sulla parola. Ritorna frequentemente il riferimento all'Hölderlin, già citato, i Brotunwein, non solo perché i poeti nel tempo della miseria, perché gli dei ci hanno lasciato, eccetera, e d'altra parte ritorna veramente in quasi ogni parte. È come se riciclasse, come a volte fanno i professori, ma qui la cosa è più interessante, le cose che hanno già detto, appunto, ritorna ossessivamente una poesia di Stefan Beog che si intitola sintomaticamente Das Wort, la parola. La cito a questo, punto perché se mi chiedeste, vabbè, ma dove va a finire il discorso di Heidegger su questo cuore del linguaggio in cui abita l'uomo e in cui veramente abita l'uomo e verso la cui Rörterung, verso la cui localizzazione dovremmo in qualche modo muoverci. Ed il Rörterung è anche, Heidegger lo spiega con le sue solite etimologie, Rörterung è qualcosa che deriva da Ort, che certo voi mi direte significa luogo, ma significa, secondo Heidegger, comunque in lui la cosa funziona così, punta della lancia. In una lancia la punta decide di come è fatta l'asta. L'asta di una buona lancia deve essere funzionale alla punta che deve sorreggere. Il luogo della poesia, il luogo del poema, è ciò che stira il linguaggio verso quel luogo, è ciò che aggrega gli addendi del linguaggio verso il luogo della poesia. È la tensione che porta le parole che sono presenti nel linguaggio che tutti parliamo a selezionarsi per essere parti di quella cosa che è la poesia. Ecco, il luogo dove si va a finire in Heidegger si può intitolare Das Wort, la parola. Il cuore del linguaggio per Heidegger è la parola. Anche dei grandi poeti potrebbero non essere d'accordo. Potrebbero non essere d'accordo che tutto vada a finire nella parola. E potrebbero allora anche non essere d'accordo che solo un Dio ci può salvare. Perché forse dire che tutto va a finire nella parola è un modo anche per alleviarci di compiti severi, che sono quelli che ci si aprono proprio quando Heidegger ci ha mostrato ciò che ci ha mostrato fino adesso. Vediamo per un attimo rinunciando a una lettura complessiva che dovrebbe poi, come si fa poi quando si fa serio lavoro analitico, mettere a confronto i vari momenti in cui Heidegger ne parla, perché normalmente si fa così, no? Questa lirica torna sintomaticamente in più luoghi, attorno c'è un ragionamento, spesso simile, spesso diverso, però è sintomatico che Heidegger ritorni conferenza dopo conferenza, saggio dopo saggio, ad analizzare sempre questa lirica,
E quando analizza questa lirica, in realtà lo fa per arrivare, anche se non trascura tutto il resto, all'analisi dell'ultimo verso. Stefan Georg, come sapete, è stato uno dei grandi personaggi della cultura tedesca, fine 8, primi 900, animatore di un circolo che porta il suo nome, poeta sprezzantemente aristocratico, che peraltro poteva, anche come in questo caso, scegliere la via finto umile di una poesia in distici di tipo antico, con un andamento ritmico che potrebbe addirittura ricordare Angelus Silesius, il grande mistico della scuola di Slesia del 600. Questa lirica, che adesso non sto a leggervi tutta, parla di una sorta di conquista e di smarrimento, di un gioiello prezioso che alla fine cade nell'acqua e non potrà essere più ripreso. E i due versi ultimi, quelli su cui insisterà, soprattutto l'ultimo, Heidegger, dicono: So lernt ich traurig den Versicht, kein Ding sei, wo das Wort gebricht. Così appresi luttuosamente la rinuncia, nessuna cosa sia dove manca la parola. La riflessione su cosa significhi nessuna cosa sia dove manchi la parola ci porterebbe ovviamente a uno sviluppo analitico della pagina heideggeriana particolarmente complesso, ma forse possiamo sottolineare un aspetto. Dove manca la parola, dove manca la parola, la cosa non c'è. Questo dà una incredibile responsabilità al linguaggio. Deride la nostra pretesa, che spesso abbiamo, di parlare di cose e non di parole. Qualsiasi ciarlatano ci richiama ai fatti, senza trascurando i fatti di cui lui ci parla, sono sempre intessuti di parole, sono sempre un parlare dei fatti. Chi ci propone di trascendere facilmente il linguaggio lo fa tutto sommato o con scarsa avvertenza o con intento truffaldino. Heidegger effettivamente ci dice che ciò che noi scopriamo come degno di essere pensato, il gioiello che è caduto dalla mano del protagonista di questa poesia, è qualcosa di cui dobbiamo approfondire la perdita per poterlo conquistare come parola che tiene il posto di ciò che ci manca. Verrebbe, tanto così per complicare la vita agli antinazisti di complemento, effettivamente, da citare l'ebreo e quindi insospettabile, anche espatriato, Arnold Schoenberg, no? Che nel terzo atto del Moses und Aaron, no? Fa dire a Mosè: parola, parola, tu sempre mi manchi. È per molti versi un problema che tutta questa vicenda novecentesca ci lascia in eredità. Quello di muoversi in un mondo pieno di parole che non significano quasi più niente e pieno di cose per cui non ci sono parole. A suo modo, il pensiero di Heidegger aveva anticipato questa condizione e aveva pensato di attraversarla in coerenza con una grande tradizione, come poteva essere quella di un pensiero come quello tedesco, che in un certo senso usciva senza uscire mai dall'orizzonte di ciò che sta al cuore del teologico e al di là di esso. La parola, in definitiva, è qualcosa che tutto sommato ci rinvia dei grandi testi della tradizione cristiana, e che nello stesso tempo in Heidegger sembra rappresentare il vero problema
non potendo più trovare una piena sistemazione all'interno di essa. È per questo che questo personaggio, che sembra così compromesso con tante cose, finisce per balzar fuori dalla nostra riflessione tutte le volte che tentiamo di pensare, nel tempo che è nostro, il caso serio della filosofia, insomma. Anche se a volte, forse sempre, sentiamo il bisogno, o almeno lo sentivo io come molti altri, di ringraziarlo per questo strappo così decisivo che ci dà sulla nostra strada e provare a non guardare all'indietro, tentando di usare Heidegger al di fuori del manierismo heideggerista che per molti versi è stato ed è una delle grandi linee di produzione della nostra filosofia accademica. Va bene, grazie.